tutti friends e benvenuti in un nuovo video. Sono uscite le sfide della quarta settimana di Fortnite di questa season 7 e la sfida ci dice di fare delle kill in uno di questi avamposti di spedizione. Io sto registrando questo video anticipatamente, non so come poi Fortnite lo chiamerà in game. Comunque per questo video li chiamerò avamposti di spedizione e per chi non sa che cosa sono queste strutture con questo simbolo, che è lo stesso simbolo che troviamo sul braccio destro o sinistro della skin battuta di caccia, la skin segreta della season 6. Allora, all'interno sono presenti delle casse, io ora già le ho aperte. Comunque vi consiglio di atterrare il più velocemente possibile per prendere un'arma e quindi fare la vostra kill. Ora, mentre mi sposto alla seconda posizione che vi faccio vedere dove si trova, non so se dobbiamo andare a fare 7 kill in un avamposto oppure 7 kill in 7 avamposti, cioè una kill in ogni avamposto, perché in Fortnite, nella mappa di Fortnite, sono presenti 7 avamposti. Io in questo video ve li mostro tutti e 7, così nel caso dobbiamo andare a fare una kill in ogni avamposto avete la posizione esatta di questi avamposti e siete agevolati. Mentre se dobbiamo fare tutte e 7 le kill anche in un solo avamposto, potete selezionare uno di quelli che vi farò vedere, magari quello più vicino dove sta passando il vostro bus della battaglia, e atterrate a quello più vicino dove siete buttati, così da effettuare in modo rapido questa sfida. Qui anche troviamo al suo interno delle casse, qui è solo una presente. Mi trovo, vi faccio vedere dove sono, in questa montagna vicino a Parco Pacifico. Prima, non so se ve l'avevo mostrato, ero qui esattamente tra Passatempi e Tempio Tomato. Ora prendo di nuovo l'aereo, che tra l'altro nelle sfide di questa settimana abbiamo quella di utilizzare un aereo ogni 3 partite. Quindi magari se riuscite a fare delle kill e riuscite anche a prendere l'aereo, fate anche, vi portate avanti sulle sfide. Il terzo avamposto di spedizione si trova esattamente qui, eccolo qua, vi faccio vedere dove mi trovo. Sono esattamente all'inizio della parte ghiacciata qui sotto Parco Pacifico. Prima mi trovavo in alto sulla destra, ora sono qua sotto. Ci spostiamo e vi faccio vedere il quarto avamposto. Vi ricordo che qui comunque dovete fare delle kill, non bisogna solo visitarli, ma per effettuare la missione bisogna fare delle kill. Non so, come vi dicevo, lo ripeto, se in un avamposto solamente o in tutti e 7 gli avamposti. Comunque lo vedrete quando usciranno le sfide con il titolo completo. Eccoci qui alla quarta posizione per questa sfida. Vi faccio vedere subito dove mi trovo. Come potete vedere poi c'è anche una cassa esterna, quindi magari dovete essere molto rapidi a buttarvi per ottenere l'arma e quindi effettuare la kill. Mi trovo alla sinistra di Sprofondo Stantio. Eccomi qui sopra questa montagna. Qui troveremo la quinta posizione per questa sfida e vi ricordo nuovamente dovete effettuare una kill. Ci spostiamo, o più kill, staremo a vedere. Ci spostiamo alla quinta località. Eccoci qua, stiamo raggiungendo questa quinta località dove dobbiamo andare a effettuare una kill o più kill. Mi trovo proprio dove è il rifugio ritirato, esattamente in questa montagna. Ci troviamo qui. Ora ci spostiamo in modo molto rapido a vedere dove si trova la penultima località e già vi anticipo si troverà vicino alla zona desertica. Eccola qui la sesta posizione dove dobbiamo andare a effettuare delle kill. Si trova esattamente qui dove vi metto il segnalino, alla sinistra di Palmeto Paradisiaco, sotto questo mini laghetto. Eccola qui, tra Palmeto Paradisiaco e Lande Letali. Ci spostiamo all'ultima di queste posizioni dei avamposti di spedizione, che troveremo in questa parte ghiacciata. Comunque per chi segue il canale sa che non tratto solo di sfide ma anche di informazioni relative al mondo di Fortnite, e vi dico, mentre stiamo raggiungendo quest'ultima posizione, che la neve a picco polare sta iniziando a sciogliersi. Infatti se voi andate anche oggi a visitare Picco Polare troverete delle stanze segrete, perché ho già visto in precedenza che sono state svelate alcune stanze segrete e una tavola rotonda con delle indicazioni. Probabilmente si tratta ancora di rune. Allora scendiamo qui, questa è l'ultima
posizione che vi mostro in questo video, mi trovo qui nell'area innevata sopra a Borgallegro, in questa montagna qua, proprio dove ho messo il segnalino. Perciò, signori, non so se queste sfide si tratterà di fare 7 kill in una sola di queste località che vi ho mostrato, oppure una kill in tutte e 7. Io ve le ho mostrate tutte e 7, così per facilitare le vostre sfide. Noi ci vediamo in un nuovo video, condividete questo video con i vostri amici, almeno anche loro riescono a effettuare le sfide nel modo più veloce possibile. Un bel mi piace, un commento con la vostra sfida più difficile che avete dovuto effettuare. Noi ci vediamo in un nuovo video e... le belle! Mes amis.